Una qualificazione sofferta, il Foggia batte la Lucchese nel primo turno della Team Cup e si regala il derby con il Bari al San Nicola domenica prossima. La squadra di De Zerbi bagna con un successo, anche se sono serviti supplementari, l'esordio stagionale allo Zaccheria. Gara tutta in salita per Agnelli e compagni, al primo retropassaggio di Coletti, Narciso svirgola in angolo il pallone, dal corner di Calcagno la testa di Espech svetta in aria a battere il portiere per il vantaggio della Lucchese. Sotto dopo 48 secondi il Foggia in bambola nei primi minuti dell'incontro. Al quinto Calcagno potrebbe raddoppiare, ma Narciso è bravo a chiudergli la strada. Sulla respinta Rossetti, solo a porta vuota, calcia sull'esterno della rete. Col passare dei minuti cresce il possesso palla dei rossoneri pugliesi. Il centrocampo inizia a giocare, Floriano all'esordio allo Zaccheria inizia a far impazzire gli avversari. L'ex Pisa al minuto 21 inventa un assist d'alta scuola per Riverola, che spreca da ottima posizione calciando addosso a Di Masi. Passano tre minuti e il Foggia trova il pari sull'asse Mazza Floriano. Lo spagnolo fila via in progressione sulla destra e serve al centro un pallone ideale per il primo gol dell'attaccante rossonero. Primo tempo senza altri sussulti. Nella ripresa la Lucchese parte forte, al quinto Nolè colpisce l'esterno del palo. Passano 4 minuti e Narciso deve superarsi sul colpo di testa di Fanucchia, botta sicura. Il Foggia si fa vivo in avanti con Sarno, ma la conclusione dell'attaccante finisce fuori di un soffio. A metà della ripresa, un'occasionissima su schema d'angolo capita a Coletti dopo l'assist di Floriano, ma il colpo di testa del centrale finisce di poco a lato. Dall'altra parte i nuovi entrati Ballardini e Pecchioli non riescono a chiudere a rete due ottime occasioni. L'1-1 al 90° apre la strada ai supplementari, De Zerbi rischia tutto e manda in campo Viola, acciaccato e tenuto a riposo, ed è proprio l'attaccante a fornire a Floriano il pallone del 2-1. Il gol dell'ex Barletta chiude di fatto l'incontro e fa crollare la Lucchese. Nel finale Viola sfiora il terzo gol, due punizioni di Coletti spaventano Di Masi, sulla prima è bravo il portiere a respingere, sulla seconda la palla va a sbattere sul palo e sulla nuca del numero 1 Lucchese. Il triplice fischio libera la festa dello Zaccheria, il Foggia passa il turno e 18 anni dopo ritrova il derby contro il Bari al San Nicola.